E lui diceva, tu non puoi capire l'umiltà di Dio così. L'umiltà di Dio. E dice il prete, ricordate, nessuno può cambiare questo pane nel corpo di Cristo. Nessuno può cambiare il vino nel sangue di Cristo, ma soltanto sacerdote. Stai attento a cosa stai facendo. E lui scrive belle cose che abbiamo provato di scrivere insieme. Io sempre ringrazio Rita perché ogni volta che Rita desidera fare qualcosa mi aiuta. E infatti 2021, 8 gennaio che sono entrato in Italia, io sono innamorato della vostra lingua. Iniziato ad imparare, io ho fatto pubblicare nel 2022 il libro di San Paolo. Che cosa è successo a San Paolo sulla via di Damasco? Che è amato o è convertito? Dopo abbiamo pensato insieme questo libretto in 23, lo stupore della liturgia. E fino a marzo arriverà terzo. Gesù, luce del mondo. Gesù, luce del mondo. Noi che oggi abbiamo perso un po' di cultura di leggere, ma non è un libro per leggere, ma una vita di vivere, una Eucaristia di vivere, una persona di incontrare e nessuno altro ma Gesù Cristo. Tanti mi hanno detto, Padre, avete fatto un bellissimo libro perché scorre quando leggiamo, mentre il primo libro un po' pesante. Io ringrazio il Signore che non ho fatto solo io, forse facevo un po' pesante. Con Rita siamo usciti, così possiamo collaborare con i laici e abbiamo un altro progetto che iniziamo in maggio. Okay? Adesso è aperto per voi di domandare qualche dubbio, qualcosa di chiarire, se possiamo rispondere in giusta maniera, proviamo. Ci abbiamo anche Don Sergio che ama tanto la liturgia.